traffico romano e iniziamo subito a ricordare che quest'anno, nel 2015, oltre al bicentenario del congresso di Vienna e ai 100 anni dall'entrata in guerra dell'Italia nella prima guerra mondiale, cadono anche 50 anni dalla morte di uno dei più originali e complessi intellettuali italiani del XX secolo, Ernesto Di Martino, appunto. È una ricorrenza di cui bisogna dire non ci siamo molto accorti, almeno i media non ce n'hanno molto dato segno, e quindi è veramente un'occasione preziosa quella che abbiamo oggi di discutere del pensiero di De Martino insieme a due, forse speriamo tre, testimoni di eccezione come Tullio Seppilli, Carla Pasquinelli che stiamo attendendo e Amalia Signorelli che ha appena pubblicato per i tipi dell'Asino d'Oro un libro di cui oggi parliamo, Ernesto De Martino, Teoria antropologica e metodologia della ricerca, che è un libro che penso di poter dire mancava nel panorama di cui sentiamo la mancanza, nel panorama editoriale, e che è destinato, credo, veramente a fare epoca negli studi di Martino. Io presento molto brevemente l'autrice, ma per farlo non potrò esimermi dall'entrare in qualche modo in medias res, nel contenuto del libro e nelle vicende del suo protagonista, perché Amalia Signorelli, che molti di voi sicuramente conoscono come commentatrice ironica, talvolta scanzonata e talvolta anche amara dell'attualità politica e sociale italiana, è in realtà un lungo percorso di ricerca che inizia proprio nel segno di Ernesto De Martino, che Amalia incontra per la prima volta, come ci racconta nel libro, nel 1954, nelle aule della Sapienza di Roma. Lei è una giovane studentessa, lui è un professore già affermato, con un percorso già abbastanza complesso alle spalle, con due libri importanti: Naturalismo e storicismo delle tecnologie del 1941, Il mondo magico del 1948. E è all'apice del suo impegno politico, prima delle file del PSI, poi del PC, che poi si attenuerà in parte dopo i fatti di Ungheria, ma questa è una cosa che Amalia e il professor Seppilli ci potranno raccontare meglio, e che ha contribuito a un passaggio, insieme ad altri aspetti, prima per tutti l'influenza dei quaderni al carcere che erano stati appena pubblicati, contribuisce a una svolta nel percorso di Martiniano, che dai primi due libri costruiti, tra virgolette, come si dice, a tavolino sulla base della storiografia o della letteratura etnografica esistente, passa in prima persona a impegnarsi nella ricerca sul campo, una ricerca sul campo lunga e articolata in Lucania, che avrebbe dovuto portare a scrivere un libro sulla magia lucana. In realtà confluirà in due libri abbastanza diversi da quelli che lui inizialmente immaginava, e sono Morte e pianto rituale del mondo antico del 1958 e Sud e magia del 59. E proprio nel 59 De Martino invita Amalia Signorelli a unirsi alla nuova spedizione che sta progettando questa volta nel Salento, dove il compito di Amalia doveva essere quella, cito da De Martino, di fornire gli elementi sociologico-religiosi ed economici che fossero atti a rendere più concreto il discorso antropologico sul tarantismo, perché la spedizione che si stava preparando è quella che avrebbe portato a quello che probabilmente il libro più famoso di Ernesto Di Martino, anche perché è all'origine, tra molte altre cose, di fenomeni popolari come La notte della Taranta, ed è La terra del rimorso, contributo ad una storia religiosa del sud.
E, a questo punto però le strade in un certo senso si separano, forse non si separano, questo lo vedremo. De Martino prosegue sulla sua con un nuovo cambiamento di rotta. Nel 1962 pubblica l'ultimo libro che riesce a pubblicare in vita, che è una raccolta di saggi, Furore, Simbolo e Valore, e muore nel 6 maggio del 1965 mentre sta lavorando ad un'altra grande impresa che ha come oggetto le apocalissi culturali, e che vedrà la luce postuma soltanto nel 1977 in forma ancora incompiuta di appunti, note di lavoro, stesure provvisorie a cura di Clara Gallini. Sì, Signorelli, come ci racconta nel suo libro, si sposa, va a vivere a Cosenza. Le reazioni di De Martino a questo evento, diciamo, sono una nota interessante che ci rende il senso della complessità, anche della difficoltà, penso di dover dire, per certi aspetti della figura, ma su questo poi sentiremo meglio raccontare della mia voce. Intraprende anche lei una carriera accademica, insegna antropologia culturale ad Urbino, a Napoli, alla Sapienza di Roma, con dei passaggi a Parigi, all'École des Sociétés en Sciences Sociales e a Città del Messico. Si occupa anche lei di Mezzogiorno, ma non tanto del mondo contadino quanto delle dinamiche culturali delle società complesse, affrontando dei temi lontani da quelli del suo maestro, ma anche in qualche modo eccentrici rispetto alla tradizione degli studi antropologici in Italia. Si occupa di clientelismo nel suo blog sul Fatto Quotidiano, indica con il suo libro più attuale Chi può e che aspetta, giovani e clientelismo in un'area interna del Mezzogiorno del 1983, lo stesso anno del libro di un'altra un'altra collaboratrice di De Martino, anch'esso edito dalla stessa collana, La sonnambula meravigliosa di Clara Gallini, già citata. E poi si occupa Amalia di altri temi come la condizione femminile, le culture urbane, e un altro tema di grande attualità che è quello delle migrazioni, che l'accompagna dal 77, quando pubblicò Scelte senza potere, il ritorno degli emigrati nelle zone dell'esodo, fino a tempi recenti. Uno delle sue ultime pubblicazioni è Migrazioni e incontri etnografici, nel 2006 da Selleria. E sono temi lontani in particolare dalla centralità della problematica storico-religiosa che caratterizza la produzione di De Martino, e Amalia in qualche modo accenna ai motivi profondi di questa distinzione in un breve passo di un altro suo libro recente, e dice, spiegando che, cito, per ragioni biografiche e di appartenenza al genere femminile, l'inefficacia del logos mi ha sempre fatto problema assai più che l'efficacia del simbolo. Giustamente, ma la mia impressione è che sia una distanza non soltanto tematica, ma più profonda ed esistenziale. Questo, se poi si va a dirci qualcosa, penso che sarebbe interessante, perché è una frase un po' simmetrica per cui si intravede un mondo. E tuttavia, malgrado questo, Amalia continua a rivendicare la propria visione del mondo demartiniana, e di aver imparato da De Martino i fondamenti storici, epistemologici e metodologici della ricerca sulle culture umane. Ecco, sui fondamenti teorici, ma anche sulle pratiche concrete di ricerca di De Martino, Amalia ha continuato a riflettere nel tempo, nei suoi articoli, diciamo, di metodo, nel corso di almeno di 3 decenni, a partire dall'intervento sullo storico etnografo Ernesto De Martino nella ricerca sul campo, apparso nel 1986 sulla Ricerca folclorica, in cui, devo dire, mi sembra che siano contenuti in luce molti dei temi trattati in questo libro.
E poi attraverso altri interventi come presenze individuali e presenze collettive del 1997, la pubblicazione insieme a Valerio Panza dei materiali della spedizione appunto in Salento del 1959 col titolo Etnografia del Tarantismo Pugliese, e poi veramente in tempi recentissimi curando insieme a Glauco Zanga un altro numero, numero monografico della ricerca folclorica dedicata ad Ernesto Lomartino, Etnografia e Storia, in cui sono anticipati due, in una forma un po' diversa, due capitoli del libro attuale. Ma la presenza di Martino si vede anche invece nei lavori di ricerca di Amalia Signorelli, come quello già citato del 2006, Migrazioni e incontri etnografici, che è veramente un titolo molto demartiniano, e tant'è che viene spiegato dall'epigrafe tratta dalla fine del mondo, in cui il concetto di incontro etnografico è esplicitato come tematizzazione del nostro e dell'alieno, che porta a prendere coscienza della limitazione etnocentrica delle categorie di osservazione impiegate dall'etnografo occidentale, e porta quindi a una riforma delle categorie occidentali di osservazione e a un incremento del sapere antropologico. E qui tocchiamo un punto centrale del libro della Signorelli, che è la rivendicazione dell'attualità del pensiero di Martino, che proprio in questo tema, il tema dell'etnocentrismo critico, ha una sua chiave di volta. È una centralità questa rivendicata da Amalia al pensiero di Martino, innanzitutto culturale in senso ampio. La concezione demartiniana, scrive Amalia, è sicuramente alternativa per rigore e coerenza, da un lato agli eccessi del pensiero debole, dall'altra dalle rigidezze conformistiche verso un solo indirizzo di pensiero. Quindi pensiero demartino come un'alternativa sia a un relativismo senza punti di riferimento, sia al dogmatismo, ed è una possibilità questa che si basa su un presupposto che è un cardine del pensiero di De Martino, che è quello della coscienza dell'origine e della destinazione umana di tutti i beni culturali, anche di quelli, aggiunge De Martino sempre in un passo della Terra del Rimorso, anzi soprattutto di quelli che includono in un modo o nell'altro il pensiero di un'origine o di una destinazione metastorica, extramondana, divina della cultura. Una qualità, quella di De Martino e del suo concetto di etnocentrismo critico, che è anche politica, e Amalia lo spiega bene in un passo di un altro libro, del suo intervento in un altro libro pubblicato sempre dalla Senadoro, che è Le gambe della sinistra, a cura di Elisabetta Amalfitano, in cui spiega proprio come l'etnocentrismo critico sia consente una possibilità di incontro con l'altro, con le culture diverse, però una qualità che è anche su un terreno più specifico, che è quello che si è aperta anche su un terreno più specifico, che è quello degli studi antropologici in Italia. Nel libro si rivendica di nuovo come concetti quali incontro etnografico, angoscia territoriale, crisi della presenza, etos del trascendimento, o altri ancora come domesticità utilizzabile, attraesamento, siano efficaci per comprendere dal punto di vista dell'antropologo i problemi della società attuale. Appunto, questo di ribadire la qualità di De Martino dal punto di vista dell'antropologia culturale è, mi sembra, un altro degli aspetti centrali del libro di Amalia Signorelli, prendendo
tenendo presente che il pensiero di Di Martino, scrive Maglia, è stato sicuramente utilizzato in maniera crescente da storici, psicologi, psichiatri, filosofi, ma manca un suo uso sistematico da parte della sua disciplina. Quindi questo è uno dei motivi, mi sembra, che ha spinto Amaris a scrivere questo libro. Una svolta relativa da questo punto di vista è quello degli anni 80. A metà degli anni 80 Amaglia situa una qualche ripresa di interesse per De Martino, anche se spesso visto dal punto di vista parziale, settoriale, il De Martino meridionalista, il De Martino fondatore degli studi etnomusicologi in Italia e via dicendo. Ora se posso nel mio piccolo aggiungere un mio spunto personale, che si svolge nelle stesse aule in cui Amaglia incontrava De Martino a metà degli anni 50, ecco, a metà degli anni 80 effettivamente il mio incontro universitario con De Martino conferma in qualche modo questo, perché è avvenuto in primo luogo in due contesti, ma sempre con una forma, allo stesso tempo mi verrebbe da dire, di riverenza accoppiata a reticenza. Il mio primo incontro con De Martino fu seguendo ovviamente un corso di antropologia culturale che era tenuto a quel tempo da un suo allievo, che poi se n'era in parte, mi sembra di poter dire, allontanato, che era Alberto Cinese. E E nel corso di Cinese De Martino era un capitolo della storia degli studi etnologici italiani, Cinese riconosceva l'importanza come elemento di rottura, ma in qualche modo criticava il fatto che la sua fedeltà allo storicismo gli avesse impedito di proseguire in direzione di una maggior generalizzazione, una maggior tendenza alla generalizzazione, che era quella che poi invece aveva seguito lui, aderendo in qualche modo allo strutturalismo. L'altro incontro era a un corso di storia dei partiti politici, che era tenuto allora da Paolo Stoiano. E nelle lezioni estremamente carismatiche e travolgenti di Stoiano, di cui io mi ricordo molto di più, ma ritrovando i miei punti, De Martino è in un paio di righe in cui Stoiano ricordava i problemi che aveva avuto col Partito Comunista, sottolineando quello che forse era l'aspetto un po' più superficiale, cioè il fatto che l'establishment del PC, in particolare Mario Alicata, vedeva nella dimensione antropologica che De Martino attribuiva al mondo delle campagne meridionali un ostacolo per realizzare quel progetto di fusione tra le plebi urbane del nord e le plebi rurali del sud, che era quello del Partito Comunista. Allora, è in realtà poi i motivi di scontro erano maggiori, più profondi. De Martino veniva in qualche modo imputato il suo interesse per gli aspetti magici, che veniva tacciato di irrazionalismo, ma questo è un altro tema su cui forse poi si può sviluppare il dibattito. E viceversa, però, ecco, in tutti e due i casi De Martino era un oggetto freddo, era un elemento di una storia da raccontare, non era una fonte di suggestioni metodologiche, cosa che invece trovavo nei corsi di storia. Un corso di storia medievale in cui la cultura tradizionale dei Longobardi veniva spiegata attraverso il mondo magico, e soprattutto
da parte di alcuni studiosi di storia moderna o di storia del cristianesimo, come Franco Pidocco, come Marina Carriero, che leggevano in particolare, in quel caso, i fenomeni di diciamo, l'esplosione di tematiche apocalittiche esplosa intorno alla Rivoluzione francese, in base alle categorie della fine del mondo, in base a categorie come quella di apocalissi culturale, di crisi della presenza, di storificazione del negativo. E qui diciamo, c'è un aspetto che mi sembra poco studiato e che invece è interessante, cioè di questa convergenza, di questo uso di De Martino da parte degli storici, penso ad esempio anche a Carlo Ginzburg, che è il segno anche di una convergenza tra alcuni interessi di alcuni aspetti del pensiero di De Martino e le suggestioni che venivano da un altro grande elemento di novità che allora c'era nel panorama degli studi storici, che era l'influenza della scuola degli Annalla. De Martino, in una nota della Terra del Rimorso, cita Bloch e cita Fèvre a proposito di un punto cruciale del suo pensiero, che è il fatto che è quello del rapporto fra studio del passato e azione nel presente. Però penso che sarebbe interessante vedere come queste due influenze si combinano e anche per capire cosa gli storici italiani di quella generazione, ma anche delle generazioni successive, trovavano in De Martino che non trovavano invece in Bloch e Fèvre. Cioè cosa aveva, e ovviamente viceversa, ma qual era in quella fase, che era una fase di distanziamento dalla tradizione idealistica crociana, ma anche di critica alla storia politica e renanziale, vero? Una storia più profonda, una storia delle mentalità. Ecco, qual era il contributo, cosa aveva De Martino in più che faceva cercare anche in quella direzione? Era insomma, un periodo di grande fermento. E l'altra domanda che mi verrebbe da fare ad Amalia è perché proprio verso la fine degli anni Ottanta una ripresa di interesse per De Martino? Una ripresa di interesse che senz'altro si vede, salta agli occhi se uno scorre una bibliografia degli scritti di De Martino. De Martino pubblica il suo ultimo libro in vita nel 62, nel 77 esce postumo La fine del mondo, per aspettare un nuovo libro, per aspettare che inizi una stagione che poi sarà molto fitta di pubblicazioni, di corrispondenze, di inediti e di editi di De Martino, bisogna aspettare il 1991, quando a cura di Piero Angelini, che vedo in pubblico, che ringrazio per essere qui, esce il carteggio di De Martino con Paese, che diede origine alla famosa collana viola di Einaudi, che tanta importanza ebbe nel panorama culturale dell'epoca, ed è un libro che segnò, mi sembra, anche un momento importante per la conoscenza del pensiero di Martino anche a livello di media. E poi nel 1993 esce una prima raccolta di scritti editi di Martino, cioè di articoli pubblicati in rivista, a cura di un amico che non c'è più e che mi piace ricordare, che è Roberto Altamura, e di Patrizia Ferretti per le Nuove Azioni Romane. Poi la pubblicazione di inediti o di editi di Martignani prosegue in maniera fitta dal 95 e nasce una collana con la casa editrice Argo, curata da Marcello Mastenzo, in cui sono pubblicati molti suoi scritti, molte sue raccolte, e sarebbe da aggiungere anche l'edizione di scritti filosofici, quella di Roberto Passina, che è importante perché consente di cogliere un punto molto delicato del pensiero di De Martino, cioè il suo uso di categorie tratte dal pensiero di Heidegger, anche se in questo
forse potrebbe essere un altro spunto da riprendere, anche se poi De Martino stesso esplicitamente vedeva il suo pensiero, la sua categoria della crisi della presenza, come qualcosa di molto diverso, se non, contrapposto all'impostazione hegeliana. Ecco, salto, non vi faccio una bibliografia dettagliata di e su De Martino, aggiungo soltanto che negli ultimi anni al panorama si sono aggiunte due biografie di De Martino, una sempre di Pietro Angelini, uscita nel 2008, e un'altra di Giordana Sciaruti, ma il libro di Amalia si pone su un'impostazione, parte da un'impostazione diversa, cioè non è una biografia, è qualcosa di diverso, è, direi demartinianamente, un libro che parte da un problema. Il problema è appunto quello dell'attualità e della unità del pensiero di De Martino, un'unità che si situa innanzitutto appunto non tanto nella, che va al di là della frammentarietà che è stata spesso una caratteristica degli approcci a De Martino, ma è un'unitarietà che al suo centro al De Martino etnologo, e altro aspetto direi originale del libro, ha il suo metodo. Quindi direi che è centrale nel libro l'ultimo capitolo, che è quello in cui si parla della sua esperienza. Saluto Carla Pasquale, nel frattempo è arrivata e non mi dilungo oltre, e cedo senz'altro il microfono a Maria Sandrelli, che ci vorrà. Buonasera a tutti e grazie a Dario per questa bella introduzione e per questa precisa acutezza o questa precisione con cui ha colto le intenzioni che sono all'origine di questo mio lavoro, che non è un gran lavoro, un pondus in certi casi, ma pure un assoluto, non è un'opera esaustiva, è piuttosto uno sforzo di aprire una pista, ecco, di rimettere in moto cose che mi sembrano ferme da un po' troppo tempo, consideratelo tale, un tentativo, un'apertura, che nasce da alcune considerazioni. Mi veniva in mente adesso, a proposito della ripresa degli studi dei martiniani negli anni Ottanta, ripresa peraltro abbastanza discontinua però, frammentata, mi veniva in mente una cosa molto spiritosa che ha scritto un nostro collega, un antropologo bravo, Fabio Dei, in un articolo comparso sull'uomo dell'uomo, in cui ipotizza come sarebbe stato il destino dell'antropologia italiana se negli anni 50 e poi a seguire gli antropologi italiani avessero avuto a disposizione una fondazione generosa come la Green Foundation, che avevano a disposizione gli antropologi statunitensi. Questa ragione dei costi della produzione scientifica, questo problema, non ce lo dobbiamo dimenticare troppo facilmente, perché adesso siamo ridotti proprio, a grattare il fondo del barile, come si dice, ma in Italia non c'è mai stata molta generosità. Alcuni dei lavori più importanti di De Martino, a cominciare dalla Terra del Rimorso, non hanno ricevuto un finanziamento pubblico, ma sono stati resi possibili dalla munificenza di un privato, nel caso specifico della Terra del Rimorso, da Mondadori, del nuovo Mondadori. E dunque c'è sicuramente una ragione proprio di difficoltà di danaro, difficoltà finanziarie, che hanno reso sempre la pubblicazione, il recupero, la riproposizione dei testi dei martiniani
abbastanza difficile e purtroppo appunto discontinua. Però c'è un'altra ragione, anche altre ragioni, almeno altre due, che mi hanno spinto a affrontare questa impresa. La seconda, anche qui devo partire dalla citazione di un altro giovane collega, Giovanni Pizza, il quale, considerando a partire dalla terra del rimorso, che cosa è diventato il tarantismo oggi, ha parlato di patrimonializzazione del tarantismo, vale a dire della trasformazione di una tradizione prevalentemente popolare, anche se nella storia non era stata esclusivamente popolare, una tradizione prevalentemente popolare in una sorta di come posso dire, risorsa per l'entertainment attraverso la mediazione del mercato. Sapete tutti che a Melpignano c'è la famosa notte della Taranta, che la notte della Taranta ha avuto un successo strepitoso, qualcuno l'ha paragonata a Woodstock per la quantità di giovani che vanno lì e passano queste notti ballando e sono contentissimi di farlo, ed è diventata ormai una specie di di palcoscenico della musica giovanile, dei gusti musicali giovanili contemporanei. Però la cosa che azzarda Pizza e che mi trova d'accordo con lui sostiene che nel processo di patrimonializzazione della terra del rimorso, del tarantismo per meglio dire, c'è stato un processo di patrimonializzazione anche di De Martino, il quale è diventato, stranamente, in un paese che legge poco come l'Italia, De Martino è un antropologo relativamente, virgolette, conosciuto, ha una sorta di sua popolarità anche al di fuori dell'ambito ristretto degli specialisti, però ce l'ha proprio come autore della terra del rimorso. De Martino è quello delle tarantate, e le tarantate sono quelle che si rotolavano per terra in pose più o meno scene, però poi la musica le aiutava a rimettersi in piedi. E non mi sto inventando nulla, sono versioni che ho ascoltato, e quando poi uscivo fuori il fatto che io c'ero stata per davvero, professoressa, lei c'è stata per davvero, come erano le tarantate? Cioè è un processo di, possiamo dire, di folclorizzazione, no? Di riduzione di un episodio piccolo, piccolissimo, ma fondamentale nella storia scientifica di un grande studioso e altamente significativo nella storia della religione popolare del Mezzogiorno d'Italia, questo episodio è ridotto a uno sketch spettacolare di tipo folclorico. Pensate per esempio absit iniuria verbis, ma pensate a quando Crozza fa l'onorevole, come si chiama, l'abruzzese, alla fine lo sketch si conclude sempre con una ripresa della tarantella, che però è una tarantella all'acqua di rose, 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 del tutto riconvertita sulle esigenze dello spettacolo di Crozza. E lì sta benissimo, no? Non disturba affatto. Però certo, se volessimo sapere cos'è stata la tarantella nella storia popolare delle campagne italiane, non potremmo partire da lì, no? Semmai quello è un esito, ma non è certo la storia. Infine, il terzo motivo, che forse è il più importante, quello che è stato più determinante per me. Come dico nel libro, io mi sono accorta abbastanza tardivamente di essere una sorta di demartiniana inconsapevole, nel senso che la prima volta in cui mi sono esplicitamente definita come una ricercatrice che nel suo piccolo modestamente si avvale di categorie demartiniane, la prima volta che ho fatto questa esplicita dichiarazione è stato niente meno nel 2006, proprio col libro sulle migrazioni. Fino ad allora ho sempre, ripercorrendo poi retrospettivamente quello che è stato il mio cammino, ho scoperto di aver sempre fatto uso di categorie demartiniane, ma di non
non essermene resa conto a causa di un equivoco imperante di cui sono stata vittima come tanti altri, per cui il pensiero di Martino era legato all'analisi del mondo magico religioso. E siccome a me del simbolo non me ne importava niente, ma volevo capire perché il logos non funziona, mi sembrava che lo studio dei fenomeni magico-religiosi non fosse particolarmente pertinente per il problema che mi interessava. Se volete, il mio problema era capire perché la gente, potendo ragionare, poi non ragiona, e perché alcuni che ragionano si servono della capacità di ragionare per far fare agli altri quello che fa comodo a loro, cioè gli usi concreti, efficaci storicamente, del logos, cioè della ragione. Tornare una volta di più a studiare le processioni, i santi taumaturghi, i miracoli, i santuari, non mi interessava. Però poi ho scoperto che De Martino non era da limitarsi alla sfera magico-religiosa, era ben altra cosa. E allora è venuta fuori questa idea di tentare una riproposizione sulla base di quella che a me appare una constatata attualità del pensiero di Martiniano, una dimostrabile attualità del pensiero di Martiniano. Una cosa che diceva Davide poco fa mi ha confortato ulteriormente in questa... I miei scritti antropologici, che sono modesti, per carità, insomma non c'è niente di... però ormai sono tanti, anche perché sono vecchietta, hanno trovato un cauto apprezzamento in un numero ristretto di antropologi. Hanno sempre trovato, con mia grande sorpresa e felicità, un cordiale apprezzamento fra gli storici. A cominciare da quando Piero Bevilacqua mi invitò a contribuire alla storia dell'agricoltura italiana del XIX secolo. E così. Il che significa che evidentemente attraverso quello che faccio passa un filo rosso che ha per uno storico la stessa possibilità di suscitare interesse, si dice ti parva come al solito, di quello che potevano aver trovato a suo tempo nelle ben più significative opere di De Martino. In che consiste questa attualità demartiniana? Appunto, è stato già detto, è stato già accennato. Io credo che sia evidente a tutti che viviamo in una temperie che è cominciata forse un secolo fa, all'incirca, con la prima guerra mondiale, ma che lungi dal risolversi si va drammatizzando sempre di più, che è una temperie di, come dire, di sconquasso culturale, vogliamo dire di fragilità culturale, forse al limite di marasma culturale. Abbiamo dei valori pubblici che non convincono più a fondo nessuno e perlomeno sembrano insufficienti a sostenere regole che siano valide per una sorta di maggioranza che costruisca una vita civile. Basta pensare per esempio a due cose, alla corruzione, che non è un fenomeno solo nostro, è gravissima in Italia ma è generalizzata ormai, si sta diffondendo, perché adesso non apriamo finestre, ma evidentemente c'è una carenza di principi capaci di modellare il comportamento medio in una società. E d'altra parte, a fianco di questo, c'è anche una sorta di sgomento cognitivo, non so come dire, no? Cioè, dopo tutta la stagione del decostruzionismo, del relativismo, della messa in discussione del pensiero dogmatico, stagione meritoria e stagione che, insomma, dei cui risultati non potremmo più fare a meno, siamo rimasti però, mi sembra, in una sorta di, così, di una situazione estremamente fluida in cui un pensiero che si voleva debole
e che pagava o voleva pagare la propria libertà e la propria creatività in termini di debolezza, era disposto a fare questo scambio, si ritrova a essere piuttosto un pensiero evasivo che morde poco sulla realtà, che non riesce a costituire uno strumento di efficiente produzione della realtà e che non riesce anche qui a garantire una qualche forma di egemonia, si spera positiva o magari anche negativa, che aiuti a, diciamo, a far funzionare poi. Io uso un'espressione che mi persuade molto, mi piace molto, e cioè che aiuti a fare in modo che il cosmo resti cosmo e non ridiventi caos. In realtà il passaggio da caos a cosmo, anche se nella Genesi è descritto diversamente, è un lavoro di ordinamento umano del caos. Il caos diventa cosmo perché c'è una coscienza umana che lo, è un operare umano che lo riordinano. Ecco, a me sembra che questo è un terreno di grande crisi, no? Siamo in una fase di grande difficoltà da questo punto di vista. E mi sembra invece che De Martino sia una sorta di luminoso esempio, consentitemi di usare questo aggettivo un po' tronfio, perché in De Martino si ritrovano valori, si ritrovano principi morali che non sono predicati in un'ottica esclusivamente etica, ma diventano materia prima, sostanza di crescita e di arricchimento della teoria antropologica. Vi propongo il primo e il più arcaico dei suoi libri, Naturalismo e Storicismo, ma rivendicare la storicità dei popoli senza storia, rivendicare i limiti, la pochezza delle teorie antropologiche di stampo tardo e positivistico legate a un sistema classificatorio di popolazioni umane considerate oggetti e quindi considerate incapaci di mutamento perché incapaci di storia. Beh, nel fare questa operazione ancora con tutta, come dice lui stesso, la giovanile baldanza e le imperfezioni, diciamo, di quel primo libro, però ci sta già proponendo una concettualizzazione che innova il percorso della ricerca antropologica e nello stesso tempo offre una dimensione morale, che poi si può condividere o meno. C'è ancora, Benedetto Croce era convinto che questi erano più vicini agli animali che agli esseri umani, e come sappiamo bene c'è ancora molta gente che la pensa così. Però pensare che i popoli extraoccidentali siano umani o non umani è una scelta morale, o è anche una scelta teorica con implicazioni morali. Io trovo che questo è un aspetto affascinante del pensiero de Martiniano. Ho scritto il primo capitolo proprio intitolandolo Antropologia senza valori, antropologia radicata nei valori, perché mi sembra che c'è continuamente un riproporsi di questa sua valenza. E vorrei esemplificare questo mio discorso illustrando rapidamente altri due concetti di Martiniani. Se poi avremo tempo, se ne potranno assumere anche altri oggetto della nostra riflessione. Il primo di questi concetti è proprio quello di incontro etnografico. Incontro etnografico, non ricerca etnografica, studio etnografico, spedizione etnografica, incontro etnografico, che addirittura nella dizione de Martiniana si chiama lo scandalo dell'incontro etnografico. Allora qui le parole chiave, come vedete, sono tutte e tre parole chiave, no? Etnografico, è chiaro di che cosa stiamo parlando. Stiamo parlando dei popoli e delle civiltà extraoccidentali, non per tutti civiltà.
ma le due parole più specificamente di Martignani sono sicuramente scandalo e incontro. L'incontro è paritario, l'incontro è una cosa che si verifica fra gli esseri umani quando io vado verso di te ma tu vieni verso di me. Ci incontriamo, no? Ci incrociamoci. Se no è una cosa diversa, se io sto ferma e tu mi vieni a cercare allora è un'altra cosa, ma l'incontro è veramente un movimento doppio di avvicinamento reciproco. Questa è già una rivoluzione, perché se voi leggete dal diario di Malinowski, che pure è una delle opere più di rottura in questo senso, fino agli scritti che sta meritoriamente riportando alla luce Sandra Puccini, riguardanti il nostro Loria, che pure è stato un grande studioso italiano prima del fascismo, forse il più grande che abbiamo avuto, il grande etnologo, antropologo, ma si tratta sempre di un andare a vedere, si tratta di questi popoli di natura che stanno lì, che non hanno curiosità, che non esplorano, che non... e noi li andiamo a vedere. La grande rivoluzione malinowskiana è che Malinowski si accorge che non stanno del tutto fermi e intitola il suo libro Argonauti del Pacifico Occidentale, cioè navigatori del Pacifico Occidentale, ma sempre all'interno del loro mondo. E siamo sempre noi che andiamo a vedere un mondo altro dal nostro per decidere poi che cosa si debba fare, se svilupparlo, sfruttarlo, reprimerlo, sterminarlo. E qui entra lo scandalo. Per De Martino questa situazione è scandalosa, non per il paternalismo o la simmetria del rapporto, ma per qualche cosa che sta ancora a monte, che è molto prima della asimmetria dei poteri. È l'incomprensione, l'incomprensibilità. Il famoso nodo sul quale è difficilissimo stabilire se siamo tutti umani o no. È lì, no? È da lì che parte, perché qual è lo scandalo? Lo scandalo è che io arrivo lì e vi vedo, faccio l'esempio più estremo, vi vedo mangiare il cuore del nemico ucciso e a quel punto devo capire che fate, che state facendo, devo capire che cosa significa questa operazione di fronte alla quale la mia prima reazione è di schifo, di malattia. Ignoranza, terrore, abominio, eccetera, eccetera. Devo capire, perché a secondo di come capirò cosa state facendo e che senso ha per voi quello che fate, vi giudicherò umani o no. È così, no? Cioè, appunto, se voi avete la pazienza di andarvi a leggere i sacri immortali testi del razzismo, tutte quelle, soprattutto quelle del razzismo più vecchio o meno raffinato, perché purtroppo esiste anche un razzismo più raffinato, tutto quello che si potrebbe considerare uso etnografico, costume, diventa prova di subumanità. Addirittura in uno scritto celeberrimo di Croce, ripreso di De Martino e da Lanternari, che poi ho voluto riprendere anch'io perché è incredibile. Allora lo scandalo sta nel fatto che non ci capiamo, però anche nel fatto, e questa è un'aggiunta mia, non è De Martiniana, che utilizzavo in classe per cercare di far capire cosa intendevo agli studenti, non si sa se sono umani, sono tutti diversi da noi, fanno cose che noi non faremmo mai, che ci inorridiscono e ci indignano, però poi se ci accoppiamo facciamo figli. Allora almeno sul piano biologico apparteniamo alla stessa specie, se no ci potremmo accoppiare, ma sarebbe un accoppiamento sterile. Se l'accoppiamento è fecondo vuol dire che apparteniamo alla stessa specie. Allora sono umani o non sono umani? Questa questione dello scandalo dell'incontro etnografico è per me un altro dei grandi concetti che sono chiavi di lettura, perché poi
questa è una cosa che nel libro ho tentato di chiarire, la storicizzazione del primitivo, la storicizzazione del selvaggio, la dimostrazione che quella dei selvaggi non è non storia, ma è una storia altra, questo è un filo rosso del pensiero di Martiniano, proposto e riproposto fino alla fine, è fondamentale ed è allo stesso tempo un concetto le cui implicazioni etiche non sono facilmente comprensibili, salve poi fatte le scelte concrete che ciascuno vuol fare. L'altro punto di cui vorrei, su cui vorrei sostare un momento è l'etnocentrismo critico e la sua, il suo collegamento con quello che viene chiamato da Di Martino, ma sulla scorta di precedenti di pensatori esistenzialisti, l'etos del trascendimento. L'etnocentrismo critico nasce anche questo da una constatazione che oggi ci sembra ovvia, banale, ma che all'epoca era rivoluzionaria e che è rivoluzionaria rispetto al senso comune ancora ricorrente. Le mie studentesse volevano sempre mettersi nei panni. Ah, c'è la ragazza africana, ma certo bisogna mettersi nei panni della ragazza africana, bisogna mettersi nei panni della ragazza araba, bisogna mettersi nei panni della ragazza infibulata, sulla quale cada delle cose importanti. Bene, allora ci si può mettere nei panni, ma neanche per sogno, non ci si può mettere nei panni, non ci si può mettere nei panni per due motivi. Uno, perché quale che sia la materia concreta, specifica di un incontro etnografico, e qui si può intendere come incontro etnografico anche quello con la signora che abita sullo stesso pianerottolo di casa nostra, quale che sia la condizione specifica, le circostanze definite, quello che accade in quel momento, c'è comunque dietro quell'incontro etnografico, ci sono due vissuti, almeno due vissuti, che non sono fungibili. La ragazza etiope capitata in Italia non è soltanto una che cerca un posto dove dormire, dove mangiare, magari un lavoro, è una che ha una storia dietro e nessuno di noi può farla propria quella storia, se la può far raccontare, può cercare di capirla, ma per noi è res gesta, non è res generica come per lei, no? Cioè è storia, per noi è storia fatta, raccontata, chiusa. Per lei è la storia che sta vivendo, che vive. Quindi è inutile, e questa è la prima ragione per cui è inutile volersi mettere nei panni. L'altra ragione è che cosa significa mettersi nei panni? Bisognerebbe cominciare a chiamare le cose come le chiamano loro, e non come le chiamiamo noi. Allora, appunto, uno degli scandali più grossi di cui si tace sempre, perché siamo a Roma e non si può parlare di queste cose, ma probabilmente pochi di noi hanno riflettuto sul fatto che quello che noi chiamiamo cannibalismo corrisponde piuttosto alla nostra eucaristia che non alla nostra bistecca di manzo. Però chi se la sente di chiamare il cannibalismo eucaristia? Allora non lo chiamo in nessun modo, perché se lo chiamo cannibalismo sono ingiusta, se lo chiamo eucaristia, e come lo chiamo? De Martino ha scritto una pagina bellissima su questa, sulla rinunciando a usare le proprie categorie si finisce con il rendersi incapaci di pensare, di definire, di agire, perché o usiamo le categorie che abbiamo o non possiamo affrontare la realtà del mondo. Le categorie che abbiamo dobbiamo usarle, non ne abbiamo altre almeno finché non siamo entrati veramente, non siamo andati veramente oltre la fase dell'incontro etnografico. Ma
possiamo usare le nostre categorie in maniera non prevaricatoria, in maniera non dogmatica, in maniera non persecutoria, piuttosto in maniera critica, dove il trucco, il dispositivo sembra facilissimo ed è di una difficoltà estrema. Si tratta di non già vedere quanto loro sono diversi da noi, ma porci la questione di quanto noi siamo diversi da loro. Non affermare che le cose vanno chiamate come le chiamiamo noi, ma scoprire quanto c'è di insufficiente nel nostro modo di chiamarle rispetto al modo in cui le categorizzano, le classificano, le chiamano e le usano loro. C'è un bel libro, un libro anche facile, che si legge volentieri, di una sociologa algerina dedicato all'AREM, e dal quale escono a pezzi tutte le concezioni dell'AREM che abbiamo noi in Occidente, che sono poi sostanzialmente due: quella nostra delle donne femministe, di oppressione delle donne, quella maschilista di loro di ineffabili piaceri. In realtà l'AREM non è nessuna di queste due cose, forse un po' anche di tutte e due, ma è ben altro, e lo possiamo imparare soltanto se siamo disposti a criticare le nostre categorie alla luce delle loro. Questa è una cosa che sembra facilissima da farsi ed è una delle cose più difficili, perché genera il dubbio perpetuo. Bisogna essere capaci di vivere nel dubbio sistematico, nel dubbio permanente. Però probabilmente è l'unico percorso, questo io mi sento di affermarlo con una convinzione profonda, dove forse c'entra anche molto di autobiografico, non lo nego, ma mi sembra l'unico dispositivo metodologico, questo dell'etnocentrismo critico, che realmente possa fondare un'antropologia all'altezza, rifondare un'antropologia all'altezza dei tempi, o su cui si possa fondare un'antropologia all'altezza dei tempi. Grazie. Un punto di grande attualità e direi veramente molto difficile, anche perché implica questa possibilità di rifondare, modificare le proprie categorie a partire dall'incontro con l'altro, implica il riconoscimento, come si diceva prima, dell'umanità dell'altro, no? E quindi insomma, e passo subito la parola a Tullio Settilli. È stato anche lui un collaboratore di Martino nei primi anni 50, ha insegnato antropologia culturale a Perugia e a Firenze ed è attualmente il presidente della Società Italiana di Antropologia Medica. Il suo percorso è stato un percorso di studi a cavallo tra antropologia fisica, antropologia medica e antropologia culturale. Bene, intanto sono stato definito, che è già un passo avanti, e è anche un po' tardi, vorrei essere rapido, però le cose che diceva Maglia adesso mi hanno fatto due associazioni, fatto venire. Questa di guardare i costumi degli altri mettendo in discussione i propri non è un'invenzione degli antropologi. Naturalmente niente è un'invenzione, c'è sempre qualcuno prima che no. Mi veniva in mente però Michel de Montaigne. Michel de Montaigne in fondo è un padre degli antropologi. Alla fine del Cinquecento, prima del Seicento, ha scritto dei cosiddetti saggi che commentavano le cose del suo tempo. Uno di questi saggi riguardava appunto il cannibalismo e pensate, siamo nel
pieno periodo delle lotte religiose, gli squartamenti, gli bruciamenti. E Michel de Montaigne dice: ma tutto sommato è tanto diverso mangiare un uomo dentro un'idea di un rituale piuttosto che bruciarlo vivo come facciamo noi per delle piccole differenze religiose. Ma guarda, è un'epoca in cui dire queste cose significava molto. Io penso che per questo Montaigne sia un po' un nostro antenato. E l'ultima cosa, ma sono appunto associazioni, poi sarò molto rapido. Quando Amalia parlava dell'attuale situazione, dei politici che rubano, tutte queste cose, la corruzione. Ricordo un solo dato. Nel Partito Comunista il massimo stipendio che poteva avere un funzionario corrispondeva al quarto livello di stipendio, di salario del metalmeccanico. Non poteva percepire più del quarto livello di un metalmeccanico. Ogni confronto è possibile e aprirebbe una serie di questioni antropologiche, naturalmente. Però ogni tanto percorrere i tempi può essere un utile modo di ragionare. Oddio, per me i tempi sono stratosferici. Già io ho sempre ritenuto di avere una natura metà umana, metà felina, preferisco i gatti piuttosto che gli uomini, e quindi ho una serie di gusti un po' diversi da quelli cosiddetti normali. Però io ho cominciato a occuparmi di antropologia nel 1946, pensate, nel 46 quante cose sono successe nel frattempo. Io ero un giovane ragazzo che aveva imparato cos'era l'antropologia vivendo in Brasile, dove l'antropologia era molto sviluppata. Sono stato allievo di Roger Bastide, una serie di personaggi che in quel momento insegnavano in Brasile, e venivo da un'esperienza di partito comunista clandestino. Arrivavo in Italia e scoprivo che l'antropologia non c'era e che c'era un partito comunista libero, vivace, eccetera. Non è stato semplice, non è stato semplice, anche perché allora c'era sempre l'idea dell'infiltramento, per cui io sono dovuto arrivare con una lettera del segretario generale del Partito Comunista brasiliano clandestino, trovato in una riunione clandestina a Rio de Janeiro, perché lui conosceva Togliatti e quindi poteva scrivergli su una serie di cose. Arrivo qui, vorrei riscrivermi alla facoltà antropologica, ma non c'era. E ho fatto scienze naturali, il che mi ha dato quello che ritenevo allora utile, cioè in qualche modo una formazione biologica sull'uomo su cui ricostruire poi la mia antropologia culturale o sociale o come la volete chiamare. E ho avuto la fortuna, all'anno della mia laurea, il 52, cominciava l'anno accademico 52-53, di conoscere Ernesto De Martino e diventare il suo primo assistente. Di De Martino ricordo molte cose. Devo dire che ricordo anche i suoi gatti tigrati, che lui amava moltissimo. Insieme a Vittoria c'erano tre meravigliosi gatti tigrati, mentre lui raccontava i testi che stava scrivendo a casa sua
Monte Verde Nuovo, questi meravigliosi gatti che ronfavano e approvavano sostanzialmente le cose che diceva De Martino. Ora, però, io devo teoricamente presentare il libro di Amalia, che Amalia ha già presentato, tutto sommato, è un bel libro. Prima di tutto voglio dire che è un bel libro. Un libro che affronta temi centrali, che li affronta in modo nitido, chiaro, e che è particolarmente utile in questo momento. Quindi consiglio, come si usa dire in queste cose, visto che stiamo qua per questo, consiglio di leggerlo, quindi anche di comprarlo. Perché ci sono alcune questioni che riguardano molto chiaramente anche la situazione attuale e il modo di affrontare la maniera, perché tutto sommato, voi capite, l'antropologia culturale ridotta all'osso è il tentativo di capire perché in un certo momento della storia, in un certo tipo di contesto sociale, la gente pensa in un certo modo, si comporta in un certo modo, ha un certo stile di vita. E in un altro contesto storico invece lo stile di vita è tutto un altro, i modi di pensare è tutto un altro, i comportamenti sono diversi. Questo aprirebbe un problema che non posso affrontare, perché è affascinante, che tipo di contesto sociale viviamo oggi. O se vogliamo dirmi in termini più scientifici, che tipo di formazione economica e sociale è quella che regge oggi i nostri valori, i nostri comportamenti, i nostri modi di lavorare, i nostri modi di rapportarci col prossimo, col nostro lavoro, con le nostre idee, eccetera. E qui ci sarebbe da aprire tutto un capitolo molto proibito oggi, che è quello della natura del sistema sociale attuale, o del sistema economico e sociale attuale, o della formazione economico e sociale, per usare un termine scientificamente più preciso, che possiamo chiamare, in base a una tradizione socio-antropologica che si è affermata prima in Germania, poi negli Stati Uniti e poi ormai da tutte le parti, e che ha un nome. Viviamo in un regime tanto capitalistico. Quali siano le caratteristiche del regime tanto capitalistico? Per esempio, rispetto al regime precedente, è uno dei temi importanti e affascinanti del nostro tempo. Le prime ricerche sono degli anni 50, proprio quando Di Martino stava lavorando, in realtà aveva già scritto parecchie cose. E su questo non possiamo andare avanti, perché si comincia a parlare del sistema tanto capitalistico, parliamo di altre cose, secondo me abbastanza affascinanti, perché c'è il problema dell'individualismo, della... 5 minuti, oh, ragazzi, sembra che tutti parlino tanto, io neanche ho cominciato, vabbè, allora, visto che tutti parlano, io ho 5 minuti, sarò brevissimo. Libro ottimo. Ho qualche dubbio sull'introduzione. Il dubbio sull'introduzione è che mi sembra che sia un pochino troppo chiusa nel rapporto diretto tra Amalia e De Martino, mentre se c'era, a mio parere, una caratteristica fondamentale di Ernesto De Martino era il creare gruppi. Abbiamo creato il Centro Etnologico Italiano, c'era un sacco di gente che ci veniva, anche cinesi, anche la grande diatriba che è vissuta 50 anni tra cinese De Martino, è nata su una quisquilia che io non voglio nemmeno citare, avvenuta dentro il Centro Etnologico Italiano.
ma c'era un sacco, c'era Antenati, c'era Calisi, c'era un sacco di gente. Abbiamo creato un centro etnologico italiano, un centro italiano per il film etnografico, abbiamo lavorato sull'etnomusicologia, cioè voglio dire, la mia impressione è che forse l'aspetto diretto ha un po' obliterato questo sfondo molto collettivo. Il lavoro del Martignano era un lavoro di tipo collettivo che si muoveva nella ricerca di un nucleo sempre più ampio possibile di giovani antropologi e l'apertura a psicologi, a psichiatri. E poi noi l'abbiamo, del resto Amalia forse se l'è dimenticata, ma per 2 anni ha lavorato a Perugia con noi, e il famoso matrimonio di cui si parla, ogni tanto mi ricordo che veniva a Perugia il futuro marito e noi dicevamo, beh, De Martino era più esplicito, devo dire, e infatti Amalia ce lo racconta. Ora, a me pare che questo testo sia estremamente importante oggi perché affronta 2 o 3 temi fondamentali. Credo che ho 2 minuti, più o meno. Allora li elenco per rapidità. Il problema è che uno, i gatti hanno 4 mani invece, gli uomini hanno 2. Ah, ecco, c'è l'altra mano che è qui. Dicevo che la perfezione della costruzione del libro di Amalia e della sua attualità sta nel fatto dei temi affrontati. Lei un po' ce l'ha già accennati, ma io vorrei proprio schematizzarli più rapidamente. Il significato umano degli accadimenti umani. Questo è fondamentale. Questo apre una serie di questioni. Una serie di questioni che fondano, diciamo, le scienze umane rispetto alle scienze che riguardano gli altri animali. Io ho qualche dubbio, forse la mia formazione naturalistica mi attenua un po', non dico il rapporto tra gli uomini e i gatti, che vede i gatti molto superiori, ma in genere, a mio parere, oggi siamo in condizioni di non essere così sicuri che questa etica del trascendimento, che il fatto che l'uomo crea e mantiene e sviluppa e comunica, non esista in luce anche in altri animali superiori. La mia gatta, a cui ho insegnato che la parola mangiare vuol dire mangiare, appena dico mangiare corre. C'è un'etica del trascendimento? Lei geneticamente non gli viene dalla mamma, la sua mamma non gliela insegna. Quando lei ha imparato a miagolare per andare in giardino, è la gatta della nostra fondazione, o un altro miagolo per tornare indietro, o muovere la zampa per aprire una porta, è etica del trascendimento, cioè crea qualcosa di nuovo rispetto a geneticamente avuto dal suo genoma e dall'apprendimento materno. Sono problemi che hanno un certo interesse e che probabilmente aprono questioni. Due, la presenza, un minuto solo. Questa grana della presenza ha affascinato tutti gli antropologi che hanno avuto a che fare con De Martino. Amalia ci dà una definizione abbastanza interessante di Gianni Pizza. Io ho inventato
che tutti chiedono cos'è la presenza. Una definizione che può anche servire, cioè c'è presenza quando la personalità è unitaria. Ricordo che non si poteva lavorare con De Martino se non si era letto Janet, il quale Janet aveva fatto una cosa orribile dal punto di vista etico. Aveva preso una donna isterica, come si diceva allora, aveva notato che aveva due personalità che si alternavano, era praticamente una cuoca sua. La personalità altra l'ha addestrata a diventare una vera signora, e questa donna oscillava fra fare la cuoca e fare la signora bene della borghesia, spaccandosi in due. Secondo me è un esperimento orribile, probabilmente aveva peggiorato le condizioni psichiche di questa signora, però è interessante perché il problema di fondo è proprio quello dell'unità psichica. E l'altro elemento della presenza è la capacità di essere autonomi rispetto alle forze esterne. E questo De Martino l'ha largamente studiato nel mondo magico, e infatti l'ipnosi è una rottura di questa possibilità. E infine, qui finisco perché ormai ho parlato anche troppo, però l'impressione è che... Ma avete pregato? Tutti hanno parlato 5 minuti? Vabbè, allora, niente. L'ultima cosa allora che volevo dire è che De Martino fonda l'etnopsichiatria italiana. Ora guardate, è interessante perché l'etnopsichiatria nasce intorno al 50 in Italia con De Martino, in Francia con De Verrey, nella scuola di Dakar, che è di derivazione francese, e in Canada e negli Stati Uniti. È interessante perché a questo punto si apre un grande problema. L'etnopsichiatria è la psichiatria degli altri o anche la psichiatria degli italiani e dei bianchi è un'etnopsichiatria? E questo apre tutta una serie di questioni che non lascio perdere. E infine la questione del metodo di lavoro, e qui è l'ultima osservazione, vi leggo una frase e finisco, straletta, strautilizzata, che tutti conoscono, ma soltanto per un'osservazione. E la frase è notissima: ma io entravo nelle case dei contadini pugliesi come un compagno, come un cercatore di uomini e di umane dimenticate in storia, che al tempo stesso spia e controlla la sua propria umanità e che vuol rendersi partecipe insieme agli uomini incontrati della fondazione di un mondo migliore, in cui migliori saremmo diventati tutti. Io che cercavo e loro che trovavo l'essere fra di noi compagni, cioè incontrarci per tentare di essere insieme in una stessa storia, costituiva una condizione del tutto nuova rispetto al fine della ricerca etnologica, pensate al colonialismo, cioè al fine di rammemorare anche quella loro storia passata che non poteva in modo immediato essere attuale con noi e che in ogni modo andava superata. Ecco, io chiudo con questo, perché questo è ricerca, professione di fede, scelta ideologica, uso politico dell'antropologia. E in questo io ho l'impressione che tutti sia un po' troppo dimenticato del marxismo di De Martino, forse. Volontariamente, certo, perché non mi metterei mai
la maglia fa una cosa senza accorgersi. Davvero grazie, il tempo purtroppo è tiranno, passo subito la parola a Carlo Raspelli chiedendolo di essere molto sentito. Purtroppo sono un'influenza fastidiosissima, per cui sono stata trascinata da alcuni giorni, anche stanotte, quindi vi lascio tutti più soli avanti. Allora, il tempo è tiranno, ma no, mi dispiace perché mi sentivo molto volentieri. Ma grazie comunque. Sì, mi fa. Sì, così iniziamo anche magari a fare un giro di domande. Una domanda ad Amalia, sì. Ed è proprio parte dalla tua ricostruzione biografica. Ecco, c'è un oiato nella tua biografia, almeno visto dal punto di vista di Martignano. Ti laudi con lui, fai la ricerca sul campo di Salento, poi c'è un lungo periodo di lontananza da Dinastia. Ecco, quello che a me mi interesserebbe sapere, qual è stato, se c'è stato un evento, uno shock culturale tale da passare da questo, da essere De Martignana inconsapevole a De Martignana consapevole. Se fosse un po' riduttivo, vabbè, però ecco, a me sembra di ricordare un tuo sussulto negli anni Ottanta a seguito di un articolo di De Motti diceva che l'antropologia italiana purtroppo era stata troppo per Martignano. Ecco, vabbè, lì mi ricordo questa cosa. Però mi sembra che il sussulto maggiore tu l'hai avuto proprio nel 95-96, quando uscì l'articolo, non mi ricordo di chi, su Repubblica, a proposito del tarantismo, che non c'è più il tarantismo, che purtroppo non c'era più, mi ricordo più del tuo. La tua reazione, e mi è sembrato che da lì tu abbia cominciato a andare. È una mia lettura o no? Tra l'altro il tarantismo stava proprio rinascendo in quel momento, il neotarantismo rinasce proprio nel 95-96, tra l'altro. Domanda rapidissima. Sì, d'accordo, grazie. Sì, ma la domanda è interessante e tra l'altro è molto lusinghiera per la mia vanità, perché... però purtroppo Pietro, per risponderti dovrei fare un lavoro di scotomizzazione in un certo senso, nel senso che tu lo proponi come un percorso di tappe intellettuali, e ovviamente non è stato solo questo, anzi direi che proprio perché, o forse non proprio perché, ma io lo vivo come un proprio perché sono donna, la mia biografia intellettuale, ammesso che meriti un minimo d'attenzione, è strettamente incrociata con la mia vita privata, con la mia vita personale, neanche necessariamente privata. E non perché si sono svolte insieme, ma perché ho fatto dei tour, dei detour
nell'una a causa dell'altra e nell'altra a causa dell'una. Di conseguenza, non ti so dire, per me per esempio il fatto di aver mollato De Martino per sposarmi e far tre figli e tentare di fare la casalinga fino in fondo, casalinga benestante, ben inteso, la casalinga fino in fondo in una sperduta provincia dell'Italia meridionale, io mi considero l'antropologa italiana che è stata più a lungo sul campo. Ma non è una battuta, vi assicuro che non è una battuta, perché per esempio gli studi sul clientelismo sono nati da lì. Io ho fatto la consigliera comunale in questa sperduta provincia e era un costante incontro etnografico che all'inizio mi riempiva di sgomento, di rabbia e di furore. Quindi mi è molto difficile, cioè, perché venivo da una tradizione familiare completamente diversa, da una famiglia di imprenditori lombardi, c'era un iato considerevole, appunto, molto considerevole, più di quanto non ci se ne renda conto. E lì sono sicura che se non avessi avuto una formazione antropologica, il mio modo di vivere quell'esperienza sarebbe stato completamente diverso. Ma d'altra parte il modo in cui ho vissuto dopo di allora la mia vita personale è sicuramente influenzato da quell'esperienza, insomma, da quella formazione antropologica. Non so se ho risposto, ma poi del resto non credo che sia neanche tanto originale come storia, credo che capiti tutti un po', no? Ma vedi, basta, non mi fate parlare troppo. Per me la maternità, tremate gente, tremate, per me la maternità è stata la palestra del logos. E ne ho fatti ben tre. Ti sembra assurdo? Sembrerà assurdo come core di mamma, pezzi di core, figli di core. Io so di averli messi al mondo soprattutto col cervello. Cioè, non ho perso mai un attimo la consapevolezza, in questo ero profondamente de martiniana, la coscienza storica del partorire. Ma no, dai, non è Minerva, non è una cosa né impossibile né arida. È un altro, cioè, è un etnocentrismo critico, forse, se posso essere così presuntuosa. Beh, no. Staremo qui ancora a lungo, abbiamo scoperto dei particolari inediti della biografia di Agnelli, purtroppo dobbiamo andare. Io ringrazio tutti voi, grazie Mario, ringrazio chi è intervenuto, ringrazio voi che siete stati a sentire e ovviamente la casa editrice, la libreria che ci ha ospitato. Al prossimo libro.